La tre giorni del Grand Prix Bordino con i suoi selezionati equipaggi alla guida di queste auto assolutamente eccezionali. Noi le seguiamo tutti gli anni che c'è, bel evento, sì. No, io non l'avevo mai vista, ma è stupenda davvero, come dice il mio amico. Piano piano, mentre arrivano e si preparano alla partenza, la piazzetta della Lega si riempie di pubblico. Tutti affascinati nell'ammirare questa atmosfera da altri tempi, che con brio ed eleganza aleggia per le strade di questa soleggiata Alessandria. Comunque il culmine lo vivremo domenica, quando tutto il centro storico con le strade chiuse al traffico si trasformerà in un vero e proprio circuito e i rombi di questi prestigiosi motori riecheggeranno tra le mura, facendoci fare un vero salto nel tempo. Ma prima... prima ci aspetta un tour bellissimo immersi in un territorio patrimonio mondiale dell'UNESCO. Insomma, lo avete già capito, questo non è un fine settimana qualsiasi. Questi sono i giorni del GP Bordino. Vorrei invitarvi ad alzare il vostro calice di barolo. Sì, salute. La città è ormai da una settimana che vive questo clima particolare, perché abbiamo realizzato una mostra che si è chiusa due giorni fa con tutti i cimeli, con tutte le fotografie del Grand Prix Bordino degli anni 20 e 30, e poi ancora tutte le vetrine addobbate con tanto di fotografie e macchine a pedali dell'epoca. Veramente molto importante questa edizione. Ospite la signora Ivana Miroglio, che è proprietaria di questa splendida location, che è un concentrato di enogastronomia meraviglioso. Viva l'Italia! La tenuta merita, ha una storia di 550 anni, 550 anni che in quest'area si produce il vino. Era una tenuta dei conti Damiano prima, dei conti Roero poi. Nell'arco di questi 500 anni ha avuto solo 4 proprietari e noi siamo i quarti, ce l'abbiamo dagli anni 80. È un mondo fantastico quello del vino, dove veramente c'è la fantasia, c'è il profumo, c'è la storia, c'è la natura. Piacere che abbiamo visto dei figuranti, quelli che guidano, vestiti in un modo particolare. Hai visto come sono? Quest'anno abbiamo una chicca, pensate, una Chenard The Walker, una vettura francese del 1923, targata niente meno che Alessandria, ancora con la sua targa originale, pensate. Voi non lo sentite, ma questa auto ha un profumo che è fantastico. Certi profumi che riportano all'infanzia. Per me è stato respirare e vivere una splendida emozione. Sono trovato
lavorato sicuramente bene, la macchina è andata bene, ieri ho fatto tanti chilometri con sto trabicolo qua, ho fatto 450 chilometri, ieri sera ero abbastanza provato, però la macchina è andata bene, si è solo bucato un tubo dell'acqua, ma niente, sono contento, la manifestazione è stata organizzata bene, non abbiamo avuto problemi di sorta, abbiamo una bellissima fotografa. Ciao, è bello ritrovarsi, noi ci siamo visti tanti anni fa, bello qui al Bordino, ti sei divertita? Sì, mi sono divertita, era la prima volta a Bordino e mi è piaciuto moltissimo, questa volta con una macchina che ci fa un po' sportivi, magari la prossima vestiti bellissimi, in pandan, sì. Tu dicevi che però avevi un po' paura. Sì, perché no, è più forte di lui, deve correre. Questo è il museo più innovativo d'Italia, tra l'altro uno dei più famosi al mondo. Ecco, com'è strutturato? Allora, è un castello, è un, diciamo, un museo del vino molto interattivo, multimediale, strutturato su 4 piani all'interno. Terzo e secondo piano sono dedicati interamente al mondo vino, quindi vino nella storia, vino nelle arti, la sala della cinema, musica, letteratura. E al primo piano qualche arredo ancora del vecchio castello. Guarda, già ieri abbiamo fatto un giro stupendo, veramente, dei paesaggi incredibili, anche perché avendo piovuto tantissimo prima è tutto verdissimo, rigoglioso. E questa è la ricchezza d'Italia, tra l'altro, il vino, i vini migliori. E oggi credo che stiamo quasi per superare ieri, che era già stupendo. Questa invece rimane tra di noi, l'unico senza macchina è Antonio. Rimane tra di noi, non troppo, a questo punto l'abbiamo svelato, ahimè quest'anno ho avuto qualche problema di meccanica, il meccanico si è un po' attardato nel rimettermi, nel ricondizionarmi la vettura e sono a piedi. Evviva! Grazie di essere venuti, grazie di aver portato qui in Alessandria e nella nostra provincia le vostre meravigliose auto. Domani sarà un po' la giornata dedicata a chi vuole cimentarsi col cronometro su un circuito. Bellissimo, fantastico. What new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? The frontiers of the future
are not on any map. But now, what's ahead of us? Bellissima, state contenti, anche l'assistenza eccezionale. Poi noi abbiamo bucato due gomme su quattro, quindi è andata bene. Speriamo che si possa ripetere ancora il prossimo anno in maniera così da poter diffondere quella passione che abbiamo un po' tutti qui ad Alessandria per le automobili, visto che c'è il circuito Bordino e l'associazione che mi sembra, io non ricordo bene, ma mi sembra che abbia almeno una trentina d'anni di esistenza. Ho capito che ci si deve scaldare per trentesima edizione, insomma 30 numero a piedi, già preparati. Allora, giro di attenzione. Paolo? Ma no, tutto a posto. Tutto a posto? Avevamo suonato il clacson che fin dall'inizio venerdì continuava a suonare. Allora abbiamo strappato il filo così, l'abbiamo ammutolito. Passato in corso. Sì, perché magari ti prendi anche un po' di scossa. E grazie, me la sono già presa. Ecco. Non è vero. Abbiamo trovato uno sponsor che ha messo a disposizione i fondi necessari per dare questo contributo a UNICEF ed è stato un momento veramente bello e penso che ha coinvolto l'intera popolazione cittadina, non solo gli appassionati di auto, ma anche proprio per un fatto umano di vedere questi bambini, che è stata una cosa bellissima. Cercando di capire com'è, come funziona. Come funziona? Direi che
siamo giunti al finale tutti contentissimi, peraltro abbiamo avuto dei fuori programma anche con questa batteria dei bambini che ci sono sfuggiti e volevano scappati e volevano girare su tutto il percorso, però è andata benissimo. Grazie a tutti e ci rivediamo il prossimo anno a giugno. Grazie ancora. Questa bellissima edizione del Bordino è tutto, ciao!